Superbowl Race del Mondiale Superbike al Motorland Aragon con Nicolo Bulega che scatta dalla pole position. Questa volta riesce a prendere il via dopo una sfortunatissima gara 1, sia proprio del comando dell'operazione che del vincitore della gara del sabato, Andrea Iannone, il quale deve tuttavia subire il sorpasso dapprima di Topra Karatskatriopoulou e successivamente anche di Bautista in rimonta. Finisce rovinosamente a terra Alex Lowes, costretto al forfè anche nella successiva gara 2. Ma davanti si scatena il duello Nicolo Bulega e Topra Karatskatriopoulou, il campione del mondo 2021, lo sfila in fondo al rettifilo opposto in bozze. Gli risponde il giovane portacolori Aruba Ducati. Tutto questo favorisce anche Alvaro Bautista, protagonista di una prodigiosa rimonta, e si passa così da un duello per la vittoria, un confronto a tre per il primato tra Bulega, Karatskatriopoulou e Bautista. Tre giri al termine del cambio di direzione. Il pilota BMW Motorrad World Superbike infila così Bulega per il primato e da lì a poco farà lo stesso anche Alvaro Bautista, medesima manovra, e pertanto là davanti e Bautista contro Karatskatriopoulou. Si arriva così all'ultimo giro di gara e Bautista si inventa questo sorpasso capolavoro che vale il primato delle operazioni, e favorito anche dal lunghissimo rettifilo da oltre un chilometro, riesce a resistere alla BMW M1000RR numero 54. Super Bowl Race spettacolare, Alvaro Bautista torna alla vittoria. A precedere in volata Topra Karatskatriopoulou, che estende la propria leadership in campionato a scapito di Nicolo Bulega, che completa così la top 3 di una Super Bowl Race d'antologia. Grande spettacolo con Carlos Checa, iridato Superbike 2011 in media. Il connazionale Alvaro Bautista, secondo Karatskatriopoulou, poi Bulega, trainer, 172 millesimi. Andrea Iannone quarto, si conferma miglior pilota indipendente.